Sono esattamente le 14:21 del 4 febbraio 2023 e tra qualche ora realizzerò, non dico un sogno, ma quasi. Mi trovo a Parigi, questa è la mia camera, un breve room tour, è tutto qua, là c'è il bagno, semplice. E sono qua per andare a vedere lui, il re forse, il migliore di tutti, Leo Messi. Non so cosa pensare, non so se crederci o meno, ma sono davvero qua. È una cosa che volevo fare da tanto tempo e forse potrà essere anche l'ultimo anno per farlo, quindi cioè... non ci sono alternative, bisognava andare a vedere Leo Messi dal vivo. Infatti alle 17, tra poche ore, ci sarà al Parco dei Principi PSG Tolosa, siamo pronti. Questo è il biglietto, io non vedo l'ora di andare allo stadio. A Parigi in realtà non è una bella giornata, non lo è per niente. Però dobbiamo andarci, quindi adesso metto il giubbotto, partiamo, si va a prendere la metro e andiamo allo stadio. Una volta qua dovrei vedere lo stadio, eccolo, eccolo, lo vedo, dai, andiamo a godercelo. Ragazzi, stiamo entrando, hanno aperto il gate, si va dentro e ho visto anche il pullman passare perché ho capito che passava da lì, ma silenzio totale, cioè non so, niente carica per i giocatori praticamente. Comunque dai, adesso entriamo. Ci hanno dato anche il bigliettino. Siamo praticamente dentro, eccoci qua. Ed è qua, 123. E direi, beh, spettacolo. Allora, dovete entrare, vediamo questa prima volta al Parco dei Principi. Beh, wow, cosa dire, spettacolo, cioè... colpo d'occhio è bello, 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 bello. Manca solo una cosa adesso, Leo Messi, perché a me in realtà della partita non me ne frega nulla. Vado a raggiungere il mio posto, ma vi faccio vedere dove sono. Guarda ragazzi, questo è quello che si vede dal mio posto. Siamo, cioè, praticamente in campo a due passi. E il colpo d'occhio, come ho detto, è davvero fantastico. Io sto già aspettando l'ingresso di Leo, anche perché vengo qua e un battese infortunato. Nel Mars non mi ha fatto male, quello sta sempre male. Verratti non c'è, Sergio Ramos non c'è nessuno. La partita... cosa mi guarda fare? Io guardo solo Leo. È troppo strano sapere che tra poco vedrò Messi a pochi metri da me. Allora, stanno entrando i portieri, c'è Gigio. Quanto sarebbe piaciuto vederlo ancora con la maglia rossa nera, ragazzi. Cioè, mi potete dire quello che volete, io sono affezionato, sono cresciuto con lui che difendeva i pali della mia squadra di fuori, quindi c'è poco da fare. Signori, è il momento, è il momento! Non bello, di più, pazzesco. Si è sempre proprio un clima di festa.
in questo clima fantastico è iniziata la partita e mi sono goduto davvero qualcosa di assurdo. Vedere una partita da neutrale che diventa bella è una cosa fantastica, non mi frega nulla di chi si viene, io solo te ricordo. È finito il primo tempo, 1-1. Non so cosa dire, ancora non ci credo che sono qua dietro che le ho messe. Messi subito gol. Ah, che spettacolo! Non ci credo, cioè in 90 minuti per la prima volta il calcio d'angolo qua viene a battere Fabian Ruiz. Non fanno battere a me! La mia avventura finisce qua, finalmente ce l'ho fatta. Ho visto dal vivo il migliore di sempre, Leo Messi. Un'emozione che non dimenticherò mai per tutta la vita.